Rispetto ai 6 punti del campionato scorso e vedendo le evoluzioni, penso proprio di sì, poteva andare peggio. E l'importante adesso è che i giocatori e il presidente si mettano d'impegno e vigilino di più rispetto a queste situazioni che fanno male a tutti i tifosi e a tutta la città di Bergamo. Ma penso che sia un risultato congruo con quanto richiesto, quindi secondo me va bene. Cioè, meno due si recuperano in fretta, diciamo. Penso che questa porcheria che sta succedendo sia tutta vera. Ci sarà un po' di qualcosa di vero, ci sarà. Però il fatto che dicono di fermare il calcio con tutta l'industria che c'è sotto mi sembra un po' impossibile. Parlano un po' troppo tutti e agiscono un po' troppo poco. Tutti quanti dovrebbero agire e cominciare dalla giustizia vera e propria che non c'è in Italia in tutti i sensi, specialmente nel calcio. Sono cose ingiuste e da punire, secondo me, perché non se ne può più. C'è gente che veramente muore di fame e questi giocano oltre il loro guadagno, ancora guadagno. Questa è una cosa ingiusta. Ma è andata ancora bene, è andata bene, 2 punti si recuperano, quindi io sono contento. Penso che tutto sommato, per come si erano messe le cose, l'esito sia anche relativamente positivo. Credo che i supporter dell'Atalanta temessero anche di peggio. A questo punto credo si debba ripartire con questa penalizzazione e naturalmente auspicando che per il futuro i controlli siano tali anche da parte delle società calcistiche in generale da evitare che si possano ripetere questo genere di malversazioni.